Come pneumologo non mi sarei mai aspettato di dover trovarmi nelle condizioni di fronteggiare un'emergenza così grave, pandemica, come quella legata all'infezione da coronavirus, che come ben sapete ha come organo bersaglio l'apparato respiratorio, potendo determinare delle polmoniti, che nella maggior parte dei casi sono polmoniti bilaterali, e che determinano una grave difficoltà dell'apparato respiratorio a svolgere le proprie funzioni, quindi crisi di attacchi respiratori e insufficienza respiratoria acuta, per la quale diciamo, le armi che sono disponibili in campo sono, al di là di farmaci che hanno ancora valenza diciamo, sperimentale, la necessità di supportare il respiro, così come facciamo nei pneumologi anche per altre patologie, attraverso soprattutto dispositivi, sistemi di assistenza della respirazione di tipo non invasiva, cioè attraverso delle specifiche maschere, soprattutto attraverso dei caschi, degli emmetti che consentono di migliorare l'ossigenazione di questi pazienti. In una buona percentuale dei casi è possibile ottenere buoni risultati con questo tipo di dispositivo e sono trattamenti di solito quindi piuttosto prolungati e attraverso questi trattamenti l'obiettivo è quello di evitare un peggioramento ulteriore e quindi la necessità poi del trattamento invasivo, cioè l'intubazione e la ventilazione meccanica invasiva in rianimazione. E ora tutto ciò è stato strutturato, diciamo, nel nostro ospedale, come già detto, in due importanti aree, diciamo, di degenza, la parte, diciamo, pneumologica che è integrata con quella degli infettivologi, per la quale abbiamo a disponibilità di un numero di posti letto, di 40 posti letto adesso per il momento primo piano dell'ospedale San Donato, in cui noi pneumologi e infettivologi trattiamo questi pazienti e possiamo applicare questi dispositivi in camere che hanno una sicurezza, diciamo, per gli operatori sanitari per il trattamento di questo tipo di patologia. L'altra area ovviamente è quella poi della rianimazione, della terapia intensiva, laddove vengono accolti i pazienti più gravi, quelli che arrivano già in condizioni gravi, quindi richiedono immediatamente l'intubazione, o coloro che purtroppo non rispondono a un trattamento non invasivo e devono essere trattati in quella zona. Volevo anche aggiungere che l'organizzazione non prevede anche ovviamente il mantenimento dell'assistenza di persone che non hanno patologie collegate all'infezione da coronavirus, quindi le tante malattie respiratorie croniche riacutizzate, per le quali è disponibile ancora una zona come zona non Covid, una zona quindi sicura, diciamo, dalle infezioni, l'unità di terapia intensiva pneumologica, cioè l'UTIP, che è collocata all'interno del reparto di pneumologia. Laddove solo dovesse verificarsi un incremento ulteriore dei casi, e questa non è ancora la situazione attuale, c'è la disponibilità ancora di altre stanze al di fuori dell'UTIP dove collocare pazienti Covid.